Ciao a tutti, oggi prepareremo la torta pere e cioccolato. Il tempo di preparazione della ricetta è di 50 minuti circa. Gli ingredienti sono farina di tipo 00, amido di mais, uova, zucchero semolato, olio di semi di girasole, lievito per dolci, latte parzialmente scremato, sale, pere, cioccolato fondente e una bustina di vanillina. Diamo il via alla ricetta. Mettiamo all'interno del boccale il cioccolato. E lo facciamo tritare per 5 secondi a velocità 7. Il cioccolato è tritato, mettiamolo da parte in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettiamo le uova, lo zucchero e la vanillina. Ed azioniamo il Bimby per 5 minuti. A velocità 5. Aggiungiamo la farina. L'amido di mais. L'olio. Il latte, il pizzico di sale e il lievito. E facciamo amalgamare per un minuto a velocità 5. Il composto è pronto, componiamo la torta. Per questa torta utilizzeremo uno stampo del diametro di 24 cm che abbiamo foderato con carta da forno e imburrato ai laterali. Versiamo una parte dell'impasto. Livelliamo adesso con la spatola. Dopo aver livellato per bene il composto, mettiamo le pere. Dopo aver fatto lo strato di pere, mettiamo un po' di cioccolato. A questo punto completiamo con l'altro impasto. Dopo aver preso tutto l'impasto, livelliamo bene. Mettiamo un altro strato di pere e completiamo con lo strato di cioccolato. A questo punto andiamo a cuocere in forno preriscaldato statico a 170 gradi per circa 40 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Torta pere e cioccolato. Grazie e alla prossima ricetta!